Benvenuti a questa sessione di WOD in quarantena. Oggi è il 26 marzo, giusto? Sì. Oggi farò questo WOD insieme al mio coinquilino Michele. Questo WOD si chiama Bambi. Il nome è tutto un programma, è fuorché piacevole, perché comunque prevede 3 round di 800 metri di corsa. Poi prevede... Vediamo se sopravviveremo anche alle cose. 800 metri di corsa, che adesso andremo a vedere anche in quale contesto facciamo tutto ciò, che è molto bello. Poi ci sono quanti squat sono? Sì, sono 40 squat, poi faremo 30 affondi camminando e gran finale 20 burpees. Allora, per tre giri, più 800 metri di corsa. Già arrivare al secondo sarà un traguardo. In più prevede anche l'utilizzo della veste, però per lui glielo... per stavolta glielo evitiamo, io la indosso, sono 6 kg per stavolta, poi più avanti vediamo di aumentarli. Allora, andiamo a vedere quale e dove faremo gli esercizi questa volta. Questo è il nostro WOD, è il nostro box della quarantena, che lo qua potete vedere, che figata. Questo è il nostro piccolo box dove faremo gli esercizi. Ecco qua Michele che si sta già scaldando. Dai, inizia con un po' di jumping jack, via. No, sono un po' di jumping jack. Ok, intanto tutti scaldi. Ovviamente la corsa poi proseguirà di qua. Allora, noi intanto iniziamo a scaldarci e poi ci vediamo dopo per il WOD vero e proprio. Ricordiamo in cosa consiste il WOD. Sono 3 round di 800 metri di corsa, 40 air squat, 30 affondi camminando e 20 burpees per ben 3 round. Questo è il nostro box dove ci alleneremo. Allora, per quanto riguarda la corsa, avverrà qui in questo lungo corridoio. Siamo sui andate e ritorno su 200 metri. Questo è il nostro, vedete, il nostro ambiente dove noi eseguiamo i nostri WOD. Il nostro parco giochi, bravo. Qui fa un freddo cane, ci siamo veramente dovuti scaldare già con almeno 2 km di corsa, perché però fa veramente freddo. Siamo belli carichi. Adesso siamo belli caldi e belli carichi. Allora dai, partiamo. Allora, per quanto riguarda il timer, ce ne sono tantissime di applicazioni che vi fanno da proprio... Io ho messo World Time, ne prendete uno, impostate il time cap 25 e si parte. Allora adesso noi iniziamo con la corsa, avviamo il timer, eccolo qui. 4 time 25. Tu sei pronto? Ti stai scaldando? Grande. Allora, attenzione, vai, prepariamoci, si va, vai. Allora, abbiamo iniziato a correre. Allora, adesso siamo partiti tutti e due assieme, vedremo se riusciremo ad arrivare assieme anche alla fine dei 3 round. Ok, ci vediamo tra poco. Adesso facciamo il tutto, avanti assieme. Vai, vai, vai Michele, vai. Non ce la faccio mica a tenerlo il braccio così alzato. Ok, siamo ai burpees, dai, questo, non perdiamo tempo.
tutti. Eccoci qua. Allora, siamo al secondo giro, abbiamo appena finito. No, stiamo iniziando adesso il secondo giro, non voglio barare. Abbiamo fatto la corsa. Allora, ci vediamo alla fine del WOD per il report finale. Sempre se siamo ancora vivi. Comunque è devastante, ragazzi. Poi è a metà tra caldo e freddo, terribile. A più tardi. Terzo giro, terzo e ultimo giro, devastante.
devastante. Ok, allora ci siamo. Abbiamo finito il WOD. Siamo riusciti a rimanere dentro il time cap di 25 minuti. Secondo me che lui è azzanzato comunque. Sono devastato. Allora, adesso la sensazione non è più quella di freddo, ma di un caldo pazzesco. Sto sudando come pochi. Adesso questa felpa è più che sufficiente. Fa veramente caldo, vabbè. Dopo un WOD del genere direi che ci sta. E com'è stato questo WOD? Ti è piaciuto? Non ho manco la forza di parlare. domani si avrà qualche problema a sedersi, anzi mi sa già stasera. Dunque allora ragazzi, questo è stato, questo ricordiamo era Bambi. Dopo vedrete nella descrizione le caratteristiche del WOD, l'attrezzatura un po' che abbiamo usato, ma era molto semplice, magari anche l'applicazione. Allora grazie di averci seguito, io sono Alessandro, lui è Michele e speriamo di vederci ancora, seguiteci sul canale YouTube. Ciao!